Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Aibaru Makoto. Dobbiamo fare l'episodio 7 perché dopo la scoperta dell'episodio precedente in cui abbiamo saputo che, abbiamo anche visto poi che sta frequentando anche altre ragazze oltre a noi, è stato un trauma. Quindi speriamo che questo episodio sia un pochino leggermente migliore. Consapevolezza. Io e Sunoda torniamo da Viento e apriamo il locale di pomeriggio. Aebaru, perché? Scusa l'attesa, hai aspettato? No, sono arrivata adesso. Bene, allora, andiamo? La scena di Aebaru che cammina con un'altra donna mi torna in mente durante tutto il lavoro. Miyu, il cliente se n'è andato, vai a riordinare il tavolo. Me ne accorgo soltanto quando Sunoda me lo fa notare. Ah, sì, subito. Quando mi dirigo al tavolo e in fretta faccio per riordinare, il bicchiere mi scivola dalle mani. Ah! Il bicchiere comincia a rotolare sul tavolo e finisce a terra, rompendosi. Scusi, io! Ah, Miyu, è pericoloso, non tocca! Ignorando l'avviso di Sunoda, comincio subito a mettere a posto a mani nude. Ai! Quando ritraggo la mano per il dolore, vedo scorrere del sangue da un dito. È tutto a posto? Sì, mi sono solo tagliata un po'. È pericoloso, ora ci penso io. Mi scusi. A pensare ad altro senza prestare attenzione, finiscono per capitare queste cose. Mentre sono giù per l'errore commesso, si apre la porta. E Aibaru. Oh, signorina, che cos'è quella faccia? Aibaru, io. Aibaru entra nel locale e si avvicina a me con aria preoccupata. Oh, sei ferita al dito? Non è niente, mi sono solo un po' tagliata. Se non ti disinfetti con cura ti verrà un'infezione. Kiyoshi, c'è un kit di primo soccorso? Sì, sul retro del locale. Lo prendo subito. Mentre Kiyoshi va a prendere il kit, Aibaru afferra la mia mano ferita. Quando vede il taglio, mi mostra un sorriso sollevato. Non è profondo. Se lo medichiamo subito, non ci saranno problemi. Non vorrei che ti rimanesse una cicatrice sulle tue bellissime dita. Aibaru, perché sei così gentile con me? Sono solo una delle tue tante con cui ti diverti. Rabbia e tristezza mi pervadono il cuore. Perché? Mentre rimango in silenzio, a testa bassa, Sunoda arriva con il kit di primo soccorso. Ecco qui. Grazie, Kiyoshi. Ora ti medico. Signorina, è da prima che te ne stai a testa bassa. È successo qualcosa? Sei preoccupata perché hai rotto un bicchiere? Non c'è problema, tutti commettono degli errori. Perciò alza il viso. Nel momento in cui sollevo il capo, sento qualcosa di freddo sulle guance. Eh? Signorina, stai piangendo? Lasciami in pace. Gli dico in tono freddo mentre sto piangendo. Non posso. Che cosa è successo? Non c'è più bisogno che ti interessi di me. Signorina. Allontano la sua mano e, dopo aver aperto la porta con decisione, esco dal locale. Signorina, cos'è successo così all'improvviso? Makoto, a dire il vero oggi. Glielo dice lui. Dopo essere uscita dal locale, vado a comprare un disinfettante e dei cerotti nella vicina farmacia e mi medico. È ancora il mio turno di lavoro, ma se tornerò al locale potrei incontrare Aibaru. Visto che è difficile per me tornare da Viento, passeggio senza meta per le vie di Shirokane Dai, quando mi vibra il telefono dentro la tasca. Il display del cellulare riporta la scritta Makoto Aibaru. Ignoro la chiamata, ma il telefono continua a squillare. Non voglio parlare con lui ora.
Così faccio per spegnere il cellulare, ma per sbaglio finisco per accettare la chiamata. Ah! Finalmente hai risposto! Signorina, dove sei adesso? Riesco a sentire al di là del telefono la sua voce affannata e un rumore di passi, come se stesse correndo. Anche se me lo chiedi. Ho saputo tutto da Kiyoshi. Voglio parlarti. Perciò incontriamoci e discutiamone. Anche se dice così. Adesso non voglio né vederlo né parlargli. Senza riuscire a cambiare umore, gli rispondo in tono secco. Non mi va. Signorina, non dire così. Ascolta quello che... Non ti voglio vedere mai più. Aspetta, signorina. Dopo aver interrotto la telefonata con queste parole, spengo anche il telefono. Non so, forse è stata un pochino esagerata la nostra protagonista. Doveva almeno ascoltarlo, perché noi non possiamo sapere chi sono queste ragazze. Vabbè, sì, probabilmente ci starà provando. Oppure potrebbe essere una, potrebbe essere la sorella, un'altra l'ex moglie. Noi come facciamo a saperlo? Dobbiamo comunque ascoltarlo, metterlo davanti alle prove e vedere la sua reazione. Non possiamo scappare e andarcene. Non sapremo mai qual è la verità. Dopo aver fatto un giro a cercarmi, Makoto si reca in share house. Pensavo che fosse tornato a casa qualcuno. Qualcuno, ma sei tu? Che succede, Makoto? Non hai più fiato? Ah, la signorina non è ancora tornata a casa? Non ancora, ma... Capisco, visto che non riesco a trovarla da nessuna parte, pensavo che fosse tornata a casa. È successo qualcosa? No, Makoto si gratta la fronte, indeciso. Ora che ci penso, Miyu l'altra volta era piuttosto strana. Davvero? Sì, quando abbiamo detto che ti eri visto con una donna. Con una donna, era l'unica con una faccia assente. Sembra che sia tu il motivo per cui non è ancora tornata a casa. Aebaru, cosa significa? Puoi spiegarci? Sì, a dire il vero. Makoto racconta tutto quello che è successo agli inquilini della share house. Ora capisco. È tua la colpa, Ebaru. Piuttosto, Makoto, da quando è che esci con quella? È da quando ha lasciato il locale che non riesco a trovarla. Signorina, dove sei? Mentre Makoto borbotta queste parole preoccupato, si sentono dei rumori provenire dall'ingresso. La signorina? Quando si apre la porta, entra Shingo. Ah, sei tu, Shingo. Aebaru, che hai fatto che sei così agitato? Shingo, hai le spalle della giacca un po' bagnate. Ha cominciato a piovere? Sì, all'improvviso. No. Miyu, starà bene? Signorina. Makoto cambia colore ed esce di casa. Oddio, che cosa è successo? Dopo aver camminato per la città, il cielo si fa scuro e senza volere arrivo davanti a casa di Eibaru. Quando arrivo a casa sua, comincia a piovere e mi accovaccio lì davanti inzuppata dalla pioggia. Io sono stata così crudele al telefono con lui. In effetti, un pochino, eh? Non mi va. Signorina, non dire così, ascolta quello che... Non ti voglio vedere mai più. Aspetta, signorina! Ho detto che non voglio più vederlo. Allora perché sono qui? Aibaru, in realtà io ti voglio incontrare. Mentre abbasso la testa e mi trattengo dal piangere, sento un rumore di passi lontani. Chi è? Per forza Aibaru. Quando alzo lo sguardo, vedo Aibaru tutto bagnato e senza fiato. Aibaru! Ah, oh, signorina, finalmente ti ho trovata!
Forse perché si sente finalmente sollevato per avermi trovata, Aebaru si accascia improvvisamente al suolo. Aebaru! Quando cade lo afferro immediatamente. Il tuo corpo è tutto bagnato dalla pioggia. Sei stata tutto il tempo qui fuori? Sì. Prenderai il raffreddore. Entriamo in casa. Una volta entrata, Aebaru mi porge un asciugamano. Su, signorina, asciugati. Grazie. Dopo che mi sono asciugata e mi sono un po' calmata, Aebaru comincia a parlare a bassa voce. Signorina, scusami. Mi dispiace di averti ferita senza aver considerato i tuoi sentimenti. Da quando sei arrivata qui, tu mi hai salvato. Mi hai consolato quando pensavo di non poter amare nessuno. Anche se ero ubriaco, ricordo bene quello che mi hai detto. In quel momento ero così felice, anche per il fatto che sei rimasta con me fino alla mattina seguente. Nonostante questo, sono comunque uscito con un'altra donna. Sono il peggio del peggio. Scusami veramente, signorina. Aebaru, non penso che mi perdonerai, ma ti mostrerò che posso cambiare. Vorrei che avessi fiducia in me. Beh, insomma, un pochino ce l'hai fatta perdere, eh? Ti fidi di me? Adesso io non sono una persona che direbbe mi fido. No, non mi fiderei in realtà, quindi farei i puntini. E lo so, lo sapevo che era basso, però sono così. Se volevo, può darsi che se appunto se avessi fatto mi fido sarebbe stata la risposta giusta, però in questo caso, in questo momento non mi sentivo di dire mi fido, perché poi ragazze, cioè, di cosa ci dobbiamo fidare? Cioè, è andato con un'altra, quindi perché dovremmo fidarci? Così adesso solo perché ce lo chiede lui? No, non è così. La fiducia non si conquista in questo modo. Signorina, perché rimani in silenzio? Allora non ti fidi di me? Non posso starmene zitta, devo rispondere, sarò onesta. No, non è questo. Ti darò un'altra possibilità. Grazie, signorina. Non mi divertirò più con le ragazze. Non farò più nulla che ti faccia soffrire. Afferma Aebaru abbracciandomi forte. Ho finalmente capito che sei così importante per me. Non ti lascerò mai più. Aebaru, felice per le sue parole, piango mentre lui mi tiene stretta a sé. Aebaru sposta la mia frangia e mi fissa negli occhi. Signorina, stai piangendo? Scusa per averti fatta piangere. Ti prometto che non ti farò piangere mai più. Sì, promettimelo. Aebaru mi sorride e mi dà un dolce bacio sulla fronte. Finalmente ha capito i suoi sbagli, speriamo. Speriamo che mantenga la promessa che ha fatto, ovvero di non andare più con altre donne. Perché se noi siamo così importanti per lui, come ci ha detto, non ci doveva andare con altre donne. Però, se adesso l'ha capito, alzo le mani, forse davvero cambierà. Forse davvero ci darà, il rispetto che meritiamo. Può darsi. Comunque voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete questo video con i vostri amici e le vostre amiche e se volete anche seguirmi su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!